soldi, ma ci sono delle volte che ti mette delle multe fuori legge. Barbara Romano. Stavo transitando su questa superstrada in direzione mare, sono passata davanti al rilevatore di velocità, era un sistema di tutor, mi è arrivata una multa di 300 euro. Avevo superato la velocità media di una ventina di chilometri orari, ho fatto ricorso, abbiamo vinto la causa, il calcolo del tutor era errato. Eh sì, perché è illegittimo il tutor che non è ben tarato, la verifica della sua funzionalità deve avvenire ogni 3 mesi e nel verbale di infrazione deve essere allegato il certificato di taratura dell'apparecchio. Se manca, la multa può essere annullata. Se non c'è la prova che la velocità rilevata sia effettivamente quella alla quale viaggiava l'automobilista, ci si può rivolgere al giudice di pace per ottenere una sentenza che dichiari illegittimo il tutor. I comuni installano questi tutor nonostante siano illegittimi, con l'obiettivo prevalente di fare cassa. Perché sta lustico?